sarà un capodanno in zona rossa e tra divieti, restrizioni e il coprifuoco prolungato dalle 22 alle 7 del mattino, i festeggiamenti quest'anno saranno all'insegna della sobrietà a casa, in famiglia e soprattutto con poche persone. Ma nell'anno nero segnato dal Covid, senza cenoni e grandi feste, rimane comunque la voglia di brindare all'anno nuovo, sperando che sia migliore di quello passato. E come festeggerete questo ultimo dell'anno un po' particolare? A casa nostra, con le nostre bambine, abbiamo tutti parenti lontani e perciò noi quattro. A casa con la nostra famiglia, non possiamo fare niente, neanche ad organizzare. Io starò a casa in famiglia e spero con l'anno nuovo di poter riprendere a vivere, perché se questo sacrificio serve, insomma, per il mio bene, per il bene di tutti, lo faccio volentieri. Quindi no, non si festeggia nulla perché è stato un anno da dimenticare. Saremo a casa con sua sorella, solo io, lei e sua sorella, e nulla di che, purtroppo non possiamo fare niente. In casa non si può fare niente praticamente, anzi sarò io e mia mamma, quindi voglio. Però un brindisi a mezzanotte si può fare, a che cosa si brinda? E ad un anno migliore. Che cosa? Come al solito, a un anno migliore di quello passato. E quest'anno ci vuole? Sì, decisamente. Brinderemo alle nostre famiglie che grazie al cielo stanno bene. Per tutte quelle persone che magari sono da sole come noi e che hanno un po' di tristezza.